Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie. Gli Stati Uniti hanno una lunga e storica relazione con l'Italia, ci congratuliamo con il nuovo governo italiano e siamo impazienti di continuare la cooperazione per accrescere i nostri risultati e affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte. Come comunità globale, così un portavoce del Dipartimento di Stato ha commentato il nuovo esecutivo italiano guidato da Mario Draghi. Poche ore prima il tweet di congratulazioni da parte di Biden allo stesso Draghi con l'auspicio di una stretta collaborazione per affrontare tutte le sfide globali, dal Covid-19 ai cambiamenti climatici. Congratulazioni, primo ministro Mario Draghi, recita il tweet. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante le sue leadership del G20 e affrontare le sfide globali, dal Covid-19 al cambiamento climatico. È arrivato puntuale ieri il bollettino di aggiornamento dei casi di Covid-19 in Italia, divulgato come sempre dal Ministero della Salute. Si sono registrati 7.351 nuovi contagi su 179.278 tamponi processati, 258 invece i morti. I contagi invece nella giornata precedente erano stati 11.068. In Italia sono scesi sotto i 400.000 attualmente i malati di Covid-19, gli attualmente quindi positivi secondo le tabelle del Ministero della Salute, con un calo nella giornata di ieri di 4.685 unità. Il totale adesso di 398.898 attualmente positivi. I positivi al coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso. A Roma, medici e infermieri della Polizia di Stato nelle sedi del compartimento della Polizia Stradale stanno vaccinando gli over 80 per il Covid-19. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Sta contento almeno così, perché ho visto nelle altre aree sanitarie che ci voleva più tempo, invece qui ho fatto prima come prenotazione. Eccezionale, ritengo la cosa, ripeto, non me l'aspettavo così fatta bene. Sono il figlio di una persona che stanno vaccinando oggi. Sono contento di questa iniziativa che ha avuto la Polizia di Stato, che nonostante i molteplici impegni quotidiani che ha, si è messa comunque a disposizione per permettere in tempi più brevi di poter vaccinare più persone possibili. Vediamo bene. No, stia tranquilla, non ti do. L'inizio della stagione sciistica è stato slittato ancora una volta, questa volta al 5 marzo, provocando l'ira di diverse regioni, dagli operatori del settore e della Lega anche. L'ennesimo stop al turismo invernale a poche ore dalla programmata riattivazione degli impianti rischia di diventare la prima grana del nuovo governo italiano. Firmato Mario Draghi, la Lega insorge per questa decisione. Non si può, dicono i capigruppi leghisti Romeo e Molinari, continuare con il metodo Conte. Annuncio la domenica e la chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi, Arcuri, Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri ed immediati. Ad insorgere sono stati anche i gestori degli impianti, insieme ai maestri di sci e tutti gli operatori della montagna, che parlano di stagione ormai saltata, nonostante questo quanto investito per l'apertura. Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha espresso stupore e sconcerto anche a nome di tutte le altre regioni per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dall'annunciata e condivisa ripartenza. Anche oggi nuove tensioni sul fronte, sulla mancata ripartenza che era prevista per la giornata di ieri, però è stata prorogata quindi fino al 5 marzo. Critiche dai presidenti quindi di regione e anche dai lavoratori del settore, con addirittura proteste e flash mob. La Coldiretti stima una perdita di addirittura 10 miliardi. Oltre ai governatori arriva anche la rabbia però degli operatori del settore, che hanno deciso di riaprire lo stesso alcuni impianti come segno di protesta. È il caso di Piana di Vigezzo, 1720 metri nel comune di Craveggia,
in alta o sola. Abbiamo predisposto tutto in sicurezza per riaprire e così abbiamo fatto, spiega Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese. Anche a Bardonecchia, in alta valle di Susa, la scelta è stata di tenere i negozi con le serrande abbassate, con il suono delle campane della chiesa parrocchiale ad accompagnare la protesta dei maestri di sci, gli operatori del turismo, degli impiantisti e dei commercianti. La chiusura degli impianti anche nell'ultima parte della stagione è destinata ad avere effetti sull'intera economia che ruota intorno al turismo invernale, in cui lavorano 120.000 persone, 400.000 se si considera l'indotto. Di questi, 15.000 lavorano circa nei 2.000 impianti di risalite, altrettanti sono i maestri di sci, nonché i negozi che noleggiano le attrezzature, le guide, gli addetti alla manutenzione delle piste. Una situazione inaccettabile, afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. È arrivato puntuale anche il bollettino dei contagi Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, che è stato divulgato come sempre dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno di ieri, 15 febbraio, sono stati 966, con sintomatici 44 ed asintomatici 871, a fronte di 9.509 tamponi processati, dei quali 795 antigenici. I guariti del giorno sono stati 888, per un totale da inizio pandemia di 170.804. I deceduti sono stati invece 16, di cui 7 nelle ultime 72 ore e 9 in precedenza. Per il consueto report dei posti letto su base regionale disponibile, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, di cui occupati 107. Invece di degenza ordinaria ne sono disponibili 3.160, di cui occupati 1.281. Sicuramente l'obiettivo è tornare in classe al 100%, ma il problema è se sia possibile o meno, tanto più con la variante inglese, che sembra molto aggressiva dal punto di vista dei contagi. In questo momento è molto difficile pensare al rientro al 100%, ma è certamente un obiettivo di lungo termine. L'anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto una forte accelerazione della campagna vaccinale. Così ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, a Sky TG24. Le varianti, sottolinea, si stanno diffondendo su tutta la nostra popolazione. Credo si tratti di un caso su 5 e quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti. Ci vuole una rinnovata attenzione che deve essere prontamente monitorata. C'è un sentimento diffuso che riguarda l'efficacia della didattica a distanza, ma dati oggettivi non ci sono. Io chiedo che se ne possa occupare l'Invalsi. Serve un monitoraggio oggettivo, scientifico, che potrebbe essere di interesse, magari da fare non nell'immediato, ma a settembre. Un monitoraggio e un piano di recupero sarebbero già un buon orizzonte. Si attui un piano di recupero mirato, non qualcosa che vada bene per tutti, ma un'osservazione di quello che è accaduto, un piano di intervento nazionale. È stata avviata un'indagine mirata per l'analisi dell'aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica condotto dall'Istituto Zooprofilattico TIGEM e Cotugno prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento di tutti i casi positivi e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta variante inglese in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su 4, e questa è la principale motivazione per mantenere altissima la guardia e per cui si richiede un lavoro ancora più intenso di controllo su tutti i territori e sui contatti diretti dei positivi con la variante inglese. In atto un'azione infatti di monitoraggio costante sulla diffusione di varianti ed è ancora più urgente che vi siano a disposizione vaccini necessari per continuare in maniera sempre più massiccia la campagna di vaccinazione. Una baby gang ha aggredito un ragazzino, alunno della scuola media Ferdinando Russo di via Vincenzo Marrone a Pianura. La denuncia è partita dal consigliere della municipalità Pasquale Strazzullo, che ha sottolineato come solo con la presenza costante delle forze dell'ordine sarebbe potuto arginare in passato e si potrebbe arginare in futuro il fenomeno. Ha inoltre aggiunto che se da un lato l'istituto scolastico si impegna sempre a garantire la sicurezza all'interno del plesso, monitorando gli ingressi scaglionati anche in virtù delle disposizioni di prevenzione al Covid-19, dall'altro diventa difficile prevedere ciò che accade all'esterno, che resta di competenza delle forze dell'ordine, ha aggiunto Strazzullo. La vittima è stata accompagnata poi al vicino ospedale di San Paolo e trasferita in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono per ulteriori accertamenti. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato nella consueta diretta Facebook del lunedì sul tema Covid-19. Noi andiamo ad ascoltare le sue parole.
fatto, la nostra città si è comportata complessivamente molto bene e io posso confermarvi che attualmente i dati sono molto incoraggianti. Tra l'altro arrivano oggi più che mai quelli dalla piattaforma Sinfonia, la regione si è attrezzata, quindi a noi sindaci arrivano ogni giorno i dati che ci vengono trasferiti dalla piattaforma Sinfonia. In questo momento, nell'ultima settimana, abbiamo una percentuale di casi positivi sul totale dei tamponi effettuati che è poco superiore al 2%, sotto il 3%. Evidente quindi rispetto, se non ricordo male, all'8-9% regionale. Quindi Avellino è circa un terzo, un quarto in termini percentuali rispetto al resto della Campania. È sicuramente un dato significativo che ci consegna un grandissimo lavoro che stiamo facendo, tanti sacrifici. Questo è evidente. Guardate, io ho ricordato, perché ieri in pratica in qualche modo abbiamo registrato quasi un anno dalla pandemia. Ho ricordato che è stato un anno complicato, un anno di privazioni. Ci hanno privato della libertà, della socialità, spesso anche degli affetti, anche di qualche sentimento. È stato un anno di sofferenza, perché abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita, il nostro stile di vita, le nostre frequentazioni, il nostro modo di essere. Ed è stato anche un anno triste, perché molte persone hanno perso i loro cari, amici, familiari. Addirittura alcuni non hanno potuto piangere le persone che hanno purtroppo perso, non hanno potuto trascorrere gli ultimi momenti al loro fianco. C'è qualcuno che addirittura non ha potuto fare il funerale a un proprio familiare o a un proprio caro. Questo è stato il nostro anno. Dinanzi a queste condizioni, dinanzi a questa cosa straordinaria, la peggiore, ho detto ieri, che ci sia mai capitata dal dopo terremoto in poi, noi comunque nel complesso ci siamo comportati bene, ed è questo il messaggio che ho lanciato. Comunque grazie, bravi per quello che avete fatto, però ora non molliamo, non molliamo. Ci manca l'ultimo miglio e soprattutto il nemico sconosciuto finalmente ha trovato il suo avversario, quello che lo può battere, combattere e battere, cioè il vaccino. E poiché stanno per cominciare i vaccini, io stamattina mi sono recato anche presso la tendostruttura CONI, proprio per verificare lo stato dei luoghi. Io mi auguro che in settimana si possa partire con i vaccini per gli over 80. Quindi abbiamo finalmente trovato anche l'arma giusta per combattere e sconfiggere questo virus proprio ora. L'ultimo aggiornamento invece per quanto riguarda la giornata di lunedì 15 febbraio per il Covid-19 nel sul nostro territorio da parte dell'ASL locale di Caserta, il bollettino recita un numero di tamponi processati inferiori alle 1000 unità, 813 per la precisione, che hanno accertato la positività di 78 persone. Il tasso di incidenza è sceso sotto il 10%, attestandosi al 9,5. I guariti sono stati 87, 3 purtroppo invece i deceduti. In cima per numero di attuali positivi c'è Caserta con 231 unità, seguita da Maddaloni con 230 e da Marcianise con 177. A tal proposito, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'ASL di Caserta è stato comunicato che la stessa azienda, su indicazione della Regione Campania, sta predisponendo la campagna di vaccinazione per il personale scolastico, docente e personale ATA. L'ASL, una volta ricevute le adesioni, comunicherà a ciascuna persona le modalità di accesso alla vaccinazione. Si confida, si legge nella nota, nella massima diffusione e nella massiccia adesione, rappresentando il vaccino la via da percorrere necessariamente per uscire da questa emergenza sanitaria, unitamente alle altre regole basilari: distanziamento, uso della mascherina e lavaggio delle mani. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha deciso di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche di ogni ordine e di ogni grado per il giorno 15/2/2021. Il provvedimento è stato preso dal nostro sindaco per questioni di sicurezza, vista la nevicata che ha colpito la città di Caserta nella giornata del 14, quindi di domenica. È rimasta comunque consentita poi l'attività didattica a distanza per tutte le scuole pubbliche, chiaramente di ogni ordine e di ogni grado. Stesso provvedimento e stesse motivazioni che
che ha portato il sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, a prendere il medesimo provvedimento, percorso invece diverso per quanto concerne Marcianise, dove il primo cittadino, Antonello Velardi, ha previsto nella notte tra domenica e lunedì operazioni di spargimento sale all'esterno degli istituti per consentire invece l'ingresso a scuola. Adesso passiamo al calcio, quindi voltiamo pagina perché l'infermeria del Napoli risulta sempre piena e non accenna a svuotarsi e il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, deve fare i conti con i disponibili. Oltre all'emergenza coronavirus ci sono diversi problemi muscolari come a David Ospina e a Irving Lozano. La difesa inoltre avverte l'assenza di Sai fermatosi per un problema al polpaccio. Si continua invece a monitorare quella che è la situazione di Manolas, che dovrebbe rimanere fuori almeno altre 2 settimane per un problema alla caviglia destra, che quindi lo terrà fuori ancora diverso tempo. Da aggiungere a tutti, ci sono le assenze per Covid-19, quindi per la positività di Koulibaly e Ghoulam, riscontrate lo scorso 5 febbraio. A centrocampo invece c'è l'assenza di Diego Demme, che ha riportato un'elongazione del quadricipite della gamba sinistra e dovrebbe rientrare solo per il derby contro il Benevento. Gattuso per fortuna ha recuperato Fabian Ruiz, mentre potrebbe perdere anche Andrea Petagna. Il centravanti si è fermato per un problema muscolare e tra poche ore svolgerà gli esami strumentali che daranno il responso, sempre out. Infine Dries Mertens, il quale è ancora sotto cura in Belgio e dovrebbe tornare a Napoli soltanto la settimana prossima. Intanto il mister prepara la gara di Europa League giovedì in Spagna contro il Granada alle ore 21.05, scelte praticamente obbligate per Gattuso, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Mario Rui in difesa, a centrocampo Bakayoko con uno tra Elmas e Fabian Ruiz tornato dopo la positività al Covid-19, infine Zielinski trequartista dietro Osimhen, con ai lati Politano e il capitano Lorenzo Insigne. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.